Ahimè, d'estate passa la voglia di mangiare le cose calde, passa la voglia di mangiare cose troppo pesanti, ma la voglia di mangiare dolci a me non passa mai. E quindi mi organizzo anche per l'estate dei dolcetti facili da fare e forse anche leggeri, ma forse vi preparerò i miei buonissimi muffin alla fragola. Per questa preparazione occorreranno 200 g di farina, 150 g di zucchero, 175 ml di yogurt, 80 g di olio, un uovo, delle fragole, un pizzichino di sale e lievito. Per la glassa invece di farcitura ci occorrerà del formaggio cremoso spalmabile e dello zucchero a velo. Allora, cominciamo col mettere il nostro lievito all'interno della farina. Un cucchiaino, non di più. Dopodiché aggiungiamo anche subito il pizzichino di sale, giusto perché contrasto dolce-salato ci vuole sempre. La ricetta dei muffin è veramente semplice perché non richiede tanta lavorazione, anzi, meno li lavorate e meglio è. Dovete solo dividere le due cose, quindi la parte delle farine da una parte, anche lo zucchero e poi andate a mescolare tutti gli altri ingredienti, quindi l'olio, lo yogurt e l'uovo. Tutto insieme, veramente semplice. Dovete fare una bella cremina. A questo punto prendiamo la nostra ciotola, mescoliamo bene lo zucchero con la farina e gli altri ingredienti, ok? E scraventiamo dentro tutta questa cremina. Magari aiutatevi con un cucchiaio, eh? Non lavoratelo troppo l'impasto dei muffin, perché più si lavora e più i muffin risulteranno duri, quindi meno lo lavorate e meglio è. Allora, non abbiate paura, se l'impasto dovesse risultare un pochino troppo duro, perché poi vi faccio vedere quale sarà la consistenza, basterà aggiungere qualche goccina di latte. Non tanto, perché adesso vi faccio vedere poi la consistenza che deve avere l'impasto. Perché il quantitativo di yogurt che ho utilizzato io erano 170 grammi, io infatti ne ho elencato 175 grammi, i 5 grammi li ho dovuti aggiungere di latte. Ecco qua, la consistenza adesso è questa qua. Questa è la consistenza che deve avere il vostro impasto dei muffin. A questo punto prendete le fragole. Allora, io le fragole le ho lavate, le ho pulite e le ho tagliate qualche ora fa ed ho aggiunto un cucchiaino di zucchero di canna. Questo per dare la possibilità di fare questo sughino, che non verrà buttato e lo utilizzerete in un altro momento. A questo punto tagliate le fragole in piccoli tocchetti, così, e inseritelo all'interno dell'impasto. Vedete, è facile, non richiede tanto impegno. E i muffin sono buonissimi anche a colazione, quindi se magari volete riposare un pochino di più, poi non dovrete svegliarvi troppo presto al mattino per farli, insomma, ci vuole davvero pochissimo tempo, nel giro di tre quarti d'ora è tutto fatto. Allora, abbiamo inserito le fragole all'interno del nostro impasto e adesso è la parte più divertente, ovvero bisogna riuscire a mettere all'interno dei pirottini l'impasto. Non riempite il pirottino completamente, ma riempitelo solo per tre quarti, perché lieviterà e quindi dovrete lasciare una parte poi per la lievitazione. Allora, una volta inserito l'impasto all'interno dei pirottini, lo inforniamo a 170 gradi per 20-25 minuti. Nel frattempo che i muffin sono al forno, ci organizziamo la nostra glassa al formaggio. Quindi abbiamo detto la nostra crema di formaggio o formaggio spalmabile, insomma, quello che tutti conosciamo, che in commercio ne trovate di marche diverse, ma sono tutti a mio parere abbastanza validi. Lo mescoliamo per renderlo cremoso. Non c'è bisogno delle fruste, basta utilizzare un po' di olio di gomito e comunque lo potete rendere cremoso.
aggiungete lo zucchero a velo. Per quanto riguarda il quantitativo dello zucchero a velo, aggiungetene un po' e poi assaggiate in base al vostro gusto personale. E nei muffin, soprattutto quelli alla fragola, io non amo fare la glassa troppo dolce, troppo stucchevole, e quindi lo aggiungo di volta in volta e poi lo assaggio. Vi ricordate che vi avevo detto che io le fragole le avevo messe con un cucchiaino di zucchero? Ecco perché lo zucchero con la fragola tira fuori questa salsina e io un cucchiaino lo vado a inserire qua dentro. Questo è tutto sapore, che è un peccato perderlo. E a questo punto con un pochino di olio di gomito girate fino ad ottenere una crema. Vedete che con il succo della fragola la glassa si colora anche leggermente di rosa, che non è un male, che li rende più carini. Allora, abbiamo sfornato i nostri muffin, non ci resta che farli raffreddare per bene per poi farcirli con la nostra glassa. Inventatevi un po' di motivi voi. Io con una sac à poche con il buco a stella faccio tante tipologie di decori. Comunque questo è il più semplice, delle piccole stelline in questo modo. Non mettete troppa glassa perché, ripeto, si rischia di fare qualcosa. Io infatti qualcuno l'ho lasciato anche senza glassa, magari non tutti gradiscono la glassa e quindi lasciatene anche qualcuno senza. Voilà, questo è l'ultimo. Voilà. Poi io ho questi cuoricini di zucchero che ho comprato al supermercato, prendete e decorate un po' così, un cuoricino ogni tanto. Ecco qua, un piccolo gesto d'amore in un tempo veramente molto molto limitato, che però vi fa fare una gran bella figura. Ecco qua, buona colazione, un bacio!